sono contento di essere rimasto, parto con grandissimo entusiasmo e poi c'è, di fatto non è che sia cambiato molto, se non il fatto che sia rimasto io con i miei collaboratori e 10-12 giocatori che già ci conoscono, l'ambiente che abbiamo apprezzato e imparato a conoscere, adesso c'è tutto il lavoro che ci porterà quello che dovremmo fare in ritiro e possibilmente completare la squadra per quelle che sono le nostre possibilità. Per noi la Serie A non è più una scoperta, quindi sappiamo la grandissima qualità che dovremmo affrontare, sappiamo le difficoltà che porta una categoria di questo genere se non riesci ad attrezzarti velocemente con dei determinati numeri. Partiremo anche quest'anno con lo svantaggio dei pronostici e tra l'altro anche molte squadre neopromosse stanno dimostrando di avere dei mezzi economici importanti e quindi noi dovremmo essere molto bravi a completare velocemente una squadra rispetto all'anno scorso e a trovare quei profili che possono fare la differenza. Il mercato lo fa da sempre la società, se mi si chiede un parere su un determinato giocatore che ho già allenato, esprimo il mio parere. Di sicuro ho detto che se noi avessimo la stessa identica squadra quest'anno, potremmo avere già dei numeri da poter dire quanto può rendere un giocatore, ma andando via praticamente il 50% della squadra e perdendo di fatto 22 gol dei 34 fatti, noi siamo all'identico punto dello scorso anno con la consapevolezza che questa è la nostra realtà e che si può fare di nuovo qualcosa di importante. Budimir è un giocatore che poteva già arrivare da noi lo scorso anno, è un giocatore che al pari di Falcinelli lo scorso anno deve costruirsi dei numeri, Diego ci è riuscito, io credo che lui abbia delle caratteristiche per poter fare lo stesso percorso. L'impressione è quella di un professionista che è anche maniaco nel suo lavoro, il che secondo me già depone a suo favore per un'ottima relazione con me.